la riforma del condominio è la sintesi della giurisprudenza degli ultimi 20 anni del condominio e invece è la riforma della professione dell'amministratore. Insieme alla legge 4 che è uscita dopo meno di un mese, dopo la legge 220, l'amministratore è un professionista, è una professione di tipo intellettuale, richiede dei requisiti molto stringenti, recepisce nei propri comportamenti quelli che sono norme europee recepite in Italia nel 2006 con il codice del consumo, quindi un grandissimo passo avanti e un fortissimo strumento a favore dei condomini per una migliore gestione e per una migliore trasparenza. Gli amministratori professionisti iscritti alla ANACI o alle più importanti associazioni avevano già recepito queste indicazioni, per cui per loro non sarà un problema gravissimo. Il vero problema sarà per chi non le aveva ancora recepite e per chi non fa questa attività in forma professionale, quindi non può dedicare il tempo necessario alla formazione, alle tutele dei condomini, quindi il gap da colmare è molto molto ampio sicuramente. Deve passare il concetto che il mantenimento del valore della proprietà passa necessariamente attraverso la sua riqualificazione. Sappiamo già dagli studi di natura economica che gli immobili che non subiranno nel prossimo futuro una forte riqualificazione dal punto di vista energetico e dell'utilizzo sono destinati a perdere il valore. Quindi quando il proprietario immobiliare sarà consapevole di questo, attraverso un amministratore professionale sarà possibile imprimere una nuova forza all'attività di manutenzione e di conservazione del patrimonio.